Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Unrank e ben tornati su Inazuma Eleven Go Galaxy. Le amichevoli più difficili, o così sembra. Come ho detto nella community, ho dovuto smettere di fare le live perché a quanto pare il gioco si bloccava in continuazione. Ho ricevuto tramite Sauro, ovvero uno dei ragazzi che ha lavorato alla patch, una nuova patch, la patch finale, dove dovrebbe essere oltretutto tradotto, il gioco dovrebbe anche non bloccarsi. Ma oggi abbiamo altre due squadre. Abbiamo Eldorado Team 2, che è la prima squadra, ma la mia squadra è questa qui. Quella che poi ho usato anche nelle live. E sinceramente, fare live di Inazuma Eleven non era neanche tanto semplice, o meglio, semplice. Più semplice rispetto a fare delle live di Yo-Kai Watch. Comunque sia, anche Yo-Kai Watch sta per finire con le live. Primo perché c'è la pausa estiva. Le live, a un certo punto, basta fare sempre lo stesso gioco. 3DS mandiamolo in pensione, se ci vogliamo giocare per conto nostro benissimo, se no in live basta. Ma mai dire mai. Ragazzi, abbiamo ovviamente la Eldorado, che abbiamo, è la squadra tra l'altro che, se non sbaglio, usiamo proprio in Chrono Stones per affrontare la Lagoon, o il Team Gear forse, neanche la Lagoon, il Team Gear. Abbiamo Beta, Alpha, Zanark che è fortissimo, Gamma che non è male, Gamma, devo ammettere. Mike, Kilo, Echo, V, Subaru, no Joseph, Riccardo di Rigo, Automark che... ma... G10, Shunsuke, Hugh e anche Kei. Ah, non ho visto uno per sbaglio, vabbè, non fa nulla. Cominciamo! Ovviamente la musica è custom e non del gioco perché, problemi di copyright a quanto pare, YouTube si diverte a dare problemi. Non è che YouTube si diverte a dare problemi, ma è proprio chi appunto mette il copyright sulle canzoni che si diverte. Allora, il personaggio a cui ho passato è Bailong. Andiamo con la Viverna. Potrei provare anche Lancelot, a dire il vero. Automark che fa? Ah, ok, è montagna. Vabbè, foresta voglio dire. Foresta batte montagna. Foresta batte vento. Allora, ho la tecnica extra con lo spirito guerriero. Cioè, ragazzi, arrivare a 5000 anche con l'elemento no. Anche con l'elemento a favore non ce la fa, infatti. Io non so quanto effettivamente. A parte che lo spirito guerriero non è detto che abbia la tecnica del suo stesso elemento. O sbaglio? Sbaglio forse? Può essere. Ma non importa. L'importante è che ho fatto un gol. Comunque sia. Ok, come ho sempre detto, gioco per divertirmi, non per vincere a tutti i costi. Però se non si vince non si va avanti. A lui è Chiavoca, Zodiaco. Certo. Senza che ve lo faccio vedere ora. Prima non l'ho fatto vedere. Ah vabbè, niente, qui non lo fa. Effettivamente non dovevo mandare avanti, ma non importa. Ce la farà Trina a battere uno spirito? Sì. Vabbè, Trina, ragazzi, è uno dei personaggi OP. Non c'è nulla da fare. Grande? Sì, però grande fino a un certo punto. Perché se tanto non gli prende palla, è inutile. Ho Phoebos in porta. Quindi... oh, bello Phoenix, sovrano dei cieli. Mamma mia. Anzi, no! Non è Phoenix, è Phoenix. Perché Phoenix si scrive in un'altra maniera. E quello è Phoenix, quindi è giusto Phoenix. Ah, Trina già si è finita i punti. Quello extra up, extra down, chissà che abilità c'ha quel poveraccio. Ok, potrei passarlo effettivamente a Bictor. Ma facciamogli fare la tecnica agli avversari. Ah, luce oscura, bene. Aha, tu vorresti fregarmi? Guarda un po' che ti faccio con lo spirito guerriero. Armadura! Perché è arma ma è anche dura. Scatto anomalo. Poin poin poin. Quanto è bella sta tecnica. Però una delle tecniche che più mi piace è Extendo Zone o Stella Nera. Si chiama in italiano quella di Lucien. Non vorrei sbagliare, eh. Drago Dragoniano e Uragano Bianco. Perché Drago, perché Uragano Bianco è a livello massimo e a go. No, cosa? Ho fatto un regalo bianco, ehi! Drago... perché un regalo...
Ah, gol, perfetto. Pensavo di aver premuto uragano bianco. Non ho toccato bene allora. Ho sentito il rumore. Pensavo di aver. Vabbè, non importa, andiamo avanti. Dai, Circulus. Sì, Circulus, buona. Sì, Circulus. Lui, sì. Sì. Perché mi sbaglio con il re di Falamorbius, Arculus. Cioè, non mi stupidi, raga. Che poi in italiano. Solo in italiano si chiama Arculus. Nelle altre lingue è Acros. Cioè, perché italiano Arculus? Paratona da parte di Phoebos. Qua, al centro. Oh, perché? È un rinvio penoso. Cosa ti ho fatto nella vita per far sì che tu faccia schifo? È anche colpa mia che non ho portato Trina più vicina alla porta. Ti tuffa. C'hai lo spirito guerriero. Non serve che ti tuffi, basta che allunghi la mano. Mannaggia! Basta, non mi interessa se fa gol. Facesse gol, non mi interessa, facesse gol. Non mi interessa proprio, fai gol, ti prego fai gol. Oh sì, così mi piace. Tato, tu che fai, mi superi? Ho vinto uno scontro con lo spirito guerriero, non succedeva dal 200 dopo Cristo. Quindi sono un mucchio di anni. Oh, non ho più... Proprio, guarda, proprio un punto mi manca. Vai! Vabbè, 500, me la para. Sì, però, stai calmino. Oh, bello! Bello e completo. Da gran ballo? Carino. 999 per non darmi la soddisfazione di fare 1000. Perché il gioco sa che io soffro di OCD. E quindi dice, no Andrelink, ti facciamo soffrire fino all'ultimo. Una tattica speciale proprio allo scadere del tempo. Perché sono un genio. Marcia dei pinguini. Pipiu. Bravi. Tanto per cambiare. Sono un geniaccio, raga. Sono un genio del calcio. Ma chi me la fa a me? Chi me la fa? A quanto pare sono tutti carichi in realtà. Solo Trina si è un po' spremuta durante il primo tempo. Ci sta. Tra l'altro Zanark ancora non è in armatura. Perché non è che ha fatto più di tanto alla fine. Quindi è anche giusto. Se io vado in armatura e gli faccio la falce, lo prendo. Che dite? Vabbè sì, una mossa. Ho vinto, bene. Blocco a falce. Colpo critico. Zanark colpo critico zero. Ma che è, le comiche. Dai. No. No, che brutto. No, che brutto. A saperlo che prendevo palle in quella maniera. Perché ragazzi, io gli incontri li perdo sempre, no? E quando vado in un incontro così ravvicinato, in genere il mio personaggio viene stordito, no? Sapete come funziona in Zoom Eleven? Che brutto che è. Oh, mano di luce doppia che consuma un po' meno punti. Vabbè, quando arriva in porta questa avrà due di potenza. Ok. Trina, per favore, Trina. Perché è mancata Trina? Ma perché devo incazzarmi ogni volta? Perché? Evochiamo il totem qui. Ciccio baciccio. Ma perché mi devo incazzare ogni volta? Ma me lo spiegate? Che ho fatto di male? Oh. Sì, vabbè, la recupera. Ma cavolo. Ragazzi, non va mica va tanto bene così, eh. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Terzo gol. Ah, non ho più potenza. Riprendiamo. Ho dovuto ricaricare Trina. Tanto che c'ero, ho ricaricato anche il portiere. Non si sa mai. Juleb ce l'ha effettivamente lo spirito. Ah, illusionista, canaglia. Evochiamolo. A flagello nero? Un centrocampista a flagello nero? Sì, perché no? Con attacco. Dovrei attaccare, non difendere. Anche se flagello nero in attacco ha niente. Mannaggia. Ogar, fai qualcosa in questa partita. Vai, martello del deserto. Sabakuno Hamma.
Bector, subito, 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 ho detto Bector. Ah, però, scatto anomalo. Perché Spirale Elettrica vince? Sono neutro. Non mi fai negativo o positivo come elemento, quindi... Sì, va, guardali che spacconi. Oh, portiere. E ci re. Aspetta, però. Questo potrebbe rivelarsi una buona schifezza. Grande. Ok, ci siamo. Ci siamo! Possiamo farlo! Urlo dell'Eden! Eccolo! Bomba! 2000! Vai, sì! Ah, mano di luce V! Ah, stordito anche! Quindi se io tirassi tipo nei prossimi 30 secondi... Potrei fare gol senza usare nessuna tecnica. Yeah, vittoria per 3-1. Mi dispiace di aver subito quel gol, ma non ho parato apposta, ragazzi. Non ho parato apposta, quindi non l'avrei subito, ma lasciamo perdere le scuse. Un gol è sempre un gol. Oh, super tecnica spiritica, ne ho 99.000, ma va bene. Eldorado Team salvo per sicurezza, perché non si sa mai, perché ho ancora la patch vecchia. Per la seconda partita di oggi abbiamo Eldorado Team 3 e affrontiamo anche l'Eldorado Team 3. Vai, con i Furiosi. Bellissimo nome, i Furiosi. L'Eldorado Team 3 allenata da Axel Blaze. Abbiamo il duo fantastico Sol e Bailong. Abbiamo Zanark, ovviamente. Hosey, Arion, Sor, Gabi, JP, 8B, Arex, Eugene Peabody e in panchinozza Y, Weavile, Aitor Casador, N6, Sierra Leone, Lucian Dark. Quanto è bello Lucian. Eccoci qua, a chi passiamo? Ovviamente a Circulus, il circo. Non ho preso palla, come lo so? Oramai gioco in Zoom Eleven da talmente tanto tempo che so quando prendo o non prendo palla. Ma è Arion? Certo, Super Pegaso alato. Andre Link, perché non fai lo scontro con lo spirito guerriero? Perché tanto ero già stordito. Oramai, ragazzi, lo so a cuore. Non serve che io guardi uno schermo per capire come sta andando la partita. Lo so a cuore. Oh, tiriamo con afflato bianco! Eccolo qua. Quasi 5.600. Molto bene. Sto cercando di calcolare il motivo per il quale JP ha fatto un semplice pugno e non uno spirito. Ah, perché stavano in cooldown loro. Sì, ma una tecnica. Quindi effettivamente il computer ha un cooldown. Evoco preventivamente uno spirito guerriero per il portiere. Vabbè, Zodiaco ve l'ho fatto vedere stavolta. Trina, renditi super utile. Ok, so già chi passarla. Passaggi volanti, non voglio farmi fregare. Bene, bene, non dovevo farmi fregare stavolta. Erano troppo vicini alla porta, non mi piacevano. Vediamo un po', schiaffo atterrante? Ah, così si chiama, schiaffo atterrante? Ok. Io l'avrei chiamato coltello ad acqua, ma ognuno c'ha i suoi nomi. Oh, però! Supanova? Supanova, Supanova. Dai, è troppo bello, Supernova. Che gli vuoi dire? Sale, sale, apre l'occhio. E via! No, oh, deboluccia, ma mi piace. Ah! Allora, stiamo vincendo. 2-0. Tutto va bene. Insomma, il che mi fa capire che quando vinco la squadra avversaria è una pippa. Questo oramai penso che l'abbiate capito anche voi spettatori da casa. Pubblico che guarda le mie partite deprimenti.
Tra l'altro sono sicuro che l'audio della mia voce in questo video farà quanto caghier, perché sto parlando non distante dal microfono, ma... Ecco, ora dovrebbe essere un pochino meglio. Magari la differenza non si sente, però io la sento dopo quando mi sento la voce registrata, visto che devo ascoltarmi per parlare per oltre un'ora. Siamo solo al primo tempo e già mi sono annoiato di questa partita. No, è un po' noiosa perché non c'è azione, sto facendo tutto io, me la gioco molto male, la sto giocando malissimo, ma va bene. Però la scorsa partita in live, l'ultima che ho fatto, ho preso un palo clamoroso e non sono tanto sicuro che fosse palo. Infatti avete rotto le palle, l'ho contestato durante la partita in live, ma vabbè, meno male, finalmente, almeno la smettete. E riguardandolo mi sembra che la mia contestazione fosse esatta. Guardalo! Guardalo vicinissimo! Prenditi un afflato bianco in bocca, JP! Oh! Mi rimane un solo punto dello spirito guerriero e non posso neanche usare l'armatura per tenermelo, per tenerlo un pochino, ma... Ah. E non so da quanto, ma mi sono accorto che la videocamera non ha registrato nulla, si è bloccata. Quindi il programma con quale registro tramite la videocamera si è bloccato. Non so quanto avete visto, lo vedrò poi in post, ma... Boh, speriamo che almeno un 5 minuti l'abbia fatto. Io direi che il primo tempo oramai è quasi concluso, loro fanno luce oscura. Ah, avrei dovuto lasciarli fare prima, perché fanno solo luce oscura, sì, non sanno giocare. È vero, poverini. Ah, mi sono sbagliato. Però prima mi ha permesso di andare al gol, quindi... Buono così, no? Vai, senza spirito, senza niente. Tiro. Supanova, Supanova. Dai, dai che mi piace, Supanova. Supanova. A quanto la facciamo? Un bel 1500, ok? È scesa a 1400, non importa. Ah, non c'è Atlante. Extra up, extra down, forse per... Sì, per l'elemento. Forse, non lo so. A volte funziona, a volte no. Non lo so, ragazzi. Ok, perfetto. Andiamo in armatura. Avevo proprio 4 punti di spirito guerriero che non ha consumato. Quindi mi sono appunto ricordato che lo spirito guerriero non si consuma se non lo usi. Neanche per vincere i contrasti. Quindi è una buona cosa, effettivamente. Però ecco, a posto. Se l'è finito. Buono così, è andato. Oh, cavoli, anche loro hanno Bylong. Mixato con qualcuno che non ho idea. Dai, Aitor, tu puoi bloccarlo. Aitor, rete la caccia! Yeah! Super potente, tra l'altro. Re, questa è tua re. No! 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 No, perché? Dovevo farlo prima. Stupendo. Poteva e doveva. Soprattutto. Avanti, JP. Parati, para. Sì, può pararlo, per carità. Però, in teoria, un attacco che si chiama così non dovrebbe essere in grado. Great Max Nahore! Oh. Oreo, Oreo. Spero che se lo sia finito. Madonzi. Madonzi, spetere Ponzi, tra l'altro. Ah, fuori gioco. Ci ho provato. Dicevo a tirare, magari proprio per un capello, per un pixel di capello del giocatore, no. Oh, e che è? Se io avessi la visuale di gioco come ce l'è computer, mamma mia, lo farei anch'io. Ma non ce l'ho. Non si può. Senti, avete scassato proprio tanto, Ma tanto proprio. Oh, moci. Mo te faccio sentio. Bomba. Trancialo a metà.
taglie. Bomba! Eh? Eh? Dai, eh? Dai che facciamo anche il quinto? E andiamo? Ho vinto, ma a quale prezzo? La Flam. La Huram. Oh, Axel come allenatore, bello! Però, ora l'oggetto... Dopo c'è la Crono Storm, oh... L'oggetto, 8 monete di colore oro. Ah, proprio quando le ho cittate. Eh sì, me le sono cittate perché tanto oramai avevo finito. Mi serviva, volevo trovare giusto gli ultimi personaggi nella gacha di Sandoi. Ho detto, cittiamole al diavolo. E dopo abbiamo altre 4 partite, quindi altri 2 video. Va bene, ci sta. Ragazzi, per questo video è tutto, una Zoom Eleven torna sotto forma di video. Shoutout alla YouTube Start Gaming, all'abbonamento a livello Star, e se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente come sempre al prossimo video. Bye bye!